Ciao a tutti, sono ritornata. Scusate, alcune del Gustavo se non le avete viste, quelle di forse agosto e di luglio. Pazienza, ora abbiamo la Degustavox di settembre e vediamo che cosa ci propone. Togliamo i soliti cartini. Partiamo. Allora, dicono che sia il tema Made in Italy o qualcosa. Italy style, non lo so, vediamo che cosa ci propone. Partiamo da questo che è un po' aperto ed è, che cos'è? Sugo di pomodoro con verdure, quindi credo un concentrato, quello in tubetto. Ok, va bene, ci penseremo cosa si può fare. Poi andiamo avanti con questo, le potatoes, non fritte, gallette di patate e mais, strane, molto strane. La classica, questa è la marca, direi abbastanza famosa per quanto riguarda gallette varie. Andiamo avanti. Oh, ma voi due avete finito? Andiamo avanti, c'è qualcosa di imbustato, quindi sarà sicuramente qualcosa di... ullala, che colorino! Un sfrullato più che succo, frullato proteico, mela, bosco e avena. Non so cosa intende per bosco, non credo che abbiano frullato un bosco, ma probabilmente frutti di bosco e avena. Molto interessante questa cosina qui. Poi andiamo avanti, questo non so bene bene cosa sia. Ah, aspetta! Ah, è marmellatina di frutti, no, di fragole, fragoline di bosco. E sono le classiche marmellatine da hotel della colazione, che carine, 5 monodose. Vabbè, carino, dai. Andiamo avanti, sempre colazione. Latte barista, il latte per la schiuma perfetta. Vabbè, latte direi, ottimo. Ok, andiamo avanti e abbiamo colazione di nuovo dei star brownies, quindi dei mini brownies con le stelline al cioccolato. Poi ci sono ancora due cosette. Ok, questo va bene, ci sta. Crostino dorato. Abbiamo finito tutti i nostri cracker granocchiosi, quindi va benissimo. Poi abbiamo gentilini piaceri al farro, biscotti integrali, ottimo. E poi caramelline Alpenliebe classiche original. E infine, 10 sofficissime fette di American Sandwich pane bianco. Anche questo avevamo finito. Può essere per le emergenze, panini al volo. Ma Made in Italy? Boh, non lo so. Però direi tutte cose abbastanza utili. E vi saluto, ma saluto soprattutto la mia ex prima B che non ho più e quindi so che ogni tanto mi guardano. Ciao!